Bentornati guerrieri del Fight Club, stiamo avanzando con la season, stiamo aspettando con ansia le novità che dovranno arrivare e le due nuove armi che ci hanno già annunciato ma che ancora fanno fatica a presentarsi sul campo di battaglia e nel frattempo sto cercando qual è il miglior AR da portare su Verdansk. Ho trovato una versione aggiornata e corretta di un King che ha fatto veramente la storia di Warzone. E ve lo ripropongo, vi faccio vedere qualche immagine, in questa versione che sto trovando devastante, allucinante e veramente divertentissima da usare. È un laser, ha un danno incredibile, nel medio e nel lungo raggio si fa valere e insieme alle diamanti è da urlo. Amo questa classe, ve la voglio presentare, vi sto parlando ovviamente del Grau. E tutti quanti pensavamo fosse morto e sepolto, ma sorpresa sorpresa, surprise surprise, the king is back. Andiamo a vedere questa configurazione e a qualche clip e anche qualche dato, perché no? Ma prima di continuare, ve lo ricordo sempre, lasciate un like ed iscrivetevi al canale. Vi aspetto su Twitch tutte le sere dal lunedì al venerdì dalle 21:30 in poi. Mi raccomando, conto su di voi, keep fighting, andiamo a vedere questa configurazione della Madonna. Let's go! Parlavamo del Grau ed ecco il Grau nella sua magnificenza. Allora, la configurazione è insieme alla Diamatti, come vi dicevo, perché potete montare subito Ghost e Tracker, che secondo me in questo meta sono fantastici insieme. Innanzitutto, al primo loadout non dovete più preoccuparvi di essere individuati da qualsiasi UAV e quindi siete al sicuro da tutto. E in secondo, il Tracker vi aiuta tantissimo a spottare nemici che sono passati da poco nelle vicinanze e questo è un game changer della Madonna. Ovviamente Semtex e Tactical, che ve lo sto a dire a fa, cioè sono mandatori le Article Bit Sensor. Andiamo a vedere il Grau in questa configurazione che cambia poco da quella che avete visto nel passato ma che rimane sempre devastante. Ovviamente il Grau è ossidianato e non poteva essere altrimenti, quindi Monolithic Suppressor per quanto riguarda il soppressione del suono e aumento del raggio d'azione, la canna, la 26.4 Archangel, che ti aumenta tantissimo il raggio d'azione, aumenta anche parecchio il rinculo, ma è veramente tanta roba, è una delle migliori. Potete optare anche per il 20.8, che diminuisce leggermente il raggio d'azione e diminuisce però anche il rinculo, quindi fate un tentativo se vi trovate meglio con la 20.8 o con la 26.4. C'è veramente poca differenza, però se dovete sparare sul lungo raggio, questa senza ombra di dubbio è la migliore. Torniamo indietro. Ovviamente io opto per il VLK per l'ottica, per il VLK 3x. Perché? Perché il VLK ha nelle statistiche nascoste, oltre allo zoom level che vedete in questa parte, ha anche una stabilità nel puntamento, quindi fa rimbalzare meno l'arma quando sparate. Questa è una cosa che non è scritta nelle descrizioni, ma che avviene in gioco e che potete trovare su True Game Data. Andremo a vedere dopo qualche altro dato. Ovviamente, come sottocanna, under barrel, il comando Forgriff per avere più stabilità e le munizioni da 60 che spaccano di brutto. Cioè, avete veramente un danno della Madonna, of the Madon. Quindi, questa è la configurazione, è incredibile, sono riuscito a fare delle cose che mai pensavo di fare, ve le faccio vedere su qualche clipina qui e lì. Le diamanti, andiamo a vederle velocemente, sempre Agency Suppressor, il 7.2 Task Force come canna, il laser da 5 mW e le munizioni Fast Reload da 30, ovviamente Dual Wield, per essere fastidiosi e letali. Questa è la configurazione veramente spettacolare. Adesso andiamo a vedere qualche dato del danno di questa bestiolina qua e poi qualche clippina e qualche, magari se viene fuori anche qualche winnozza. Andiamo a vedere, let's go! Entriamo nel dettaglio, andiamo a vedere quali sono le statistiche di tre armi che io considero veramente molto forti e che non devono mancare nei vostri loadout.
In questo caso stiamo parlando del Grau e lo vediamo qua sotto, dove abbiamo buildato con il Monolithic, con il Tempus 26.4, con il VLK e 60 proiettili e il comando foregrip, il FAR che abbiamo buildato con l'Agency Suppressor, la canna 19.5, il Vision Tech 2 per il Bruise Grip, che aumenta la stabilità del vertical recoil del 20%, le munizioni da 50 con il Fast Reload, il CRA Max che abbiamo buildato come nel vecchio video con il Monolithic Suppressor, l'XRK Zodiac, il VLK, i proiettili da 45 e il comando foregrip. Abbiamo inserito tutto nel sito di True Game Data che vedete qui in alto e abbiamo inserito ovviamente la salute 250, che sono la salute con tre placche. Abbiamo anche messo i dati importanti e includere sempre il delay del primo proiettile, lo sprint to fire, quindi il tempo che ci mette a entrare in puntamento dopo lo sprint e il tempo anche che ci mette il proiettile a viaggiare dalla tua canna all'obiettivo. Vediamo come sembra che da questa chart il Grau esca perdente sotto ogni punto di vista, nel senso che vediamo che il time to kill è veramente veramente molto molto basso sia sul CRA Max che sul FAR. Sappiamo però che questi due fucili sono veramente molto complicati da controllare, il CRA Max un po' meno, però soffre la pecca di avere soltanto 45 colpi, che a me bastano, però come nel video precedente, secondo me l'Amax è molto forte, ma ho scoperto che il Grau, in quanto a stabilità e a danno continuato su un bersaglio, è veramente devastante. Perché? Perché ha un profilo danni che non è altissimo, ma è consistente. Adesso vi faccio vedere perché. Nel summary potete vedere che il fire rate del Grau è di 730 contro il FAR, che è di 900, che lo rende questo proiettile al minuto è talmente alto che diventa difficile gestire il fuoco consecutivamente. Questo 730 gli rende la vita molto più semplice. Il 630 dell'Amax è ottimo, perché con il tipo di rinculo che ha, se fosse più elevato andresti a perdere l'obiettivo da davanti al mirino. Nelle build che vedete sopra ovviamente ci sono i modificatori del range d'azione, il tempo di puntamento che è molto basso nel FAR ed è discreto nel Grau, l'Amax ci mette di più, lo sprint to fire che è ottimo in tutti e tre, è identico di 263 millisecondi, lo sprint to fire idem, il movement speed, cioè quanto vi muovete velocemente con il fucile equipaggiato, di 4.36 ottimo, 4.35 ottimo, 4.69 quindi vi muovete più lentamente col FAR, l'ADS movement speed, quindi il tempo di movimento in puntamento è molto basso sul Grau ed è perfetto, molto basso sul CRA Max, abbastanza alto. La vera particolarità e la vera pecca ovviamente che dicevamo prima sono il vertical recoil e l'horizontal bounce, il rimbalzo orizzontale, che sono controllabili con gli accessori che abbiamo messo sotto, non tanto controllabili con il FAR che diventa ingestibile sul medio-lungo raggio e controllabile anche sull'Amax ovviamente, ma la cosa molto 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 importante è la bullet velocity, cioè la velocità del proiettile. Con il Grau il proiettile che tu spari arriva in testa all'obiettivo in tantissimo, cioè ci mette veramente poco poco tempo rispetto ai 1000 metri al secondo e 1000 metri al secondo che ci mettono il FAR e l'Amax. Ci sono 200 metri al secondo in più, quasi 300 sul Grau, che fanno la differenza. La ricarica è veramente molto veloce su tutti e tre e la dimensione del caricatore porta in vantaggio sicuramente il Grau, perché più colpi hai a disposizione da sparare, più team riesce ad atterrare. Più team, anche solo più player, basta. Velocemente la chart, quindi vediamo come da 0 a 30 metri, 42 di danno alla testa, 28 allo stomaco, 28 all'estremità, 28 al petto, il FAR 45, 33, 30, 30 ed è sicuramente superiore come danno, ma imbattibile il CRA Max che è di 56, 42, 35, 35. Se andiamo a vedere sul lungo,
la proiezione danni diventa 33-22-22-22-37-27-25-25, rimane sempre imbattibile il 51-38-32-32 dell'Amax. Come vi dicevo prima, questi numeri per essere attendibili devono arrivare a bersaglio, quindi è inutile avere un profilo danni elevato ma non poter colpire. Provate questa configurazione del Grau perché secondo me vi troverete veramente veramente bene. Fatemi sapere cosa ne pensate, vi lascio aperti i commenti qui sotto. Gli altri video precedenti dell'Amax del vecchissimo Grau sono ancora disponibili. Farò poi un video sul FAR per farvi vedere quali sono le potenzialità nascoste di questo fucile. E cosa dirvi per il momento? Vi aspetto tutti quanti su Twitch dal lunedì al venerdì. Lasciatemi un follow così quando sono live vi arrivano le notifiche. Per il momento questo è tutto. Keep fighting, alla prossima!